Ciao bambini, ciao ragazzi. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi andiamo in Eurovisione. Capiremo fra poco, ma più che altro capiranno i vostri genitori, i vostri nonni. Il brano che useremo per questa attività viene utilizzato come sigla per l'Eurovisione, ormai da tantissimi anni, per le trasmissioni Rai. Allora, il titolo è Te Deum. In generale, il Te Deum è un inno di ringraziamento che di solito si canta in chiesa alla fine dell'anno, il 31 di dicembre. Tantissimi compositori hanno scritto delle musiche intitolate Te Deum. Quello che utilizziamo adesso è stato scritto da Charpentier, un compositore francese che ha composto quest'opera alla fine del 1600. Per l'esattezza non utilizziamo tutto il brano, tutta l'opera, anzi, utilizziamo la parte iniziale che si chiama preludio. Questa attività è sempre un suoniamoci su. Quindi prendiamo una musica già esistente e con lo strumentario facciamo un po' di musica anche noi. Diventiamo parte dell'orchestra. Ho pensato di fare una proposta divisa su tre livelli, così che possano suonare sia i bambini più piccoli che, con qualche difficoltà in più da proporre, i più grandi. Utilizzerò sempre lo strumentario ritmico. Posso usare il tamburello? Il triangolo? I legnetti? Maracas! I piatti? E qualsiasi altro strumento che possiamo avere a casa. Naturalmente possiamo usare anche le mani, le cosce. Possiamo usare anche gli oggetti di quotidiano che possiamo trovare a casa. Allora, partiamo dal primo livello. Questa proposta è adatta già a bambini di 3-4 anni. Lavoriamo semplicemente sulla dinamica forte e piano. Una cosa importante è che noi su questo brano facciamo anche una differenziazione dei temi. Ci sarà una prima parte dove si suona forte, una seconda parte dove invece si suona piano. Come è strutturato il file che è stato modificato rispetto all'originale? In una parte A. Tarim pam param pam parara. Su questa si suona forte. Questa parte si ripete uguale. Poi c'è una parte B che suona più leggera, e dove appunto suoneremo più piano. Poi riprende la parte A, di nuovo la parte B, e poi di nuovo la parte A per chiudere, con un piccolo rallentando. Quindi. Allora, adesso prendo uno strumento a caso, voi potete prendere uno strumento a caso, potete suonare sul tavolo, come vi ho detto potete suonare con le mani, come vogliamo. Se abbiamo un tamburello prendiamo un tamburello, se abbiamo qualche altro strumento lo prendiamo. Naturalmente questa attività possiamo farla sia a scuola, ma possiamo anche farla in famiglia. Quindi possiamo prendere papà, mamma, nonno, zio, fratellino, sorellina, amichetto che è presente in quel momento, ognuno avrà uno strumento oppure un oggetto appunto del quotidiano, e possiamo suonare insieme e diventiamo una piccola orchestra casalinga. Ah, una cosa importante, per questa parte non ci interessa andare sul tempo, possiamo suonare liberamente, possiamo anche andare fuori tempo. Quello che ci interessa è differenziare il forte e il piano, ok? Per questa parte mi farò aiutare da un gruppo di bambini. E dove stanno? Dove stanno? Li vedrete, non vi preoccupate. Pronti, via! Forte!
forte. Forte! Stop! Perfetto, passiamo al secondo livello. Adesso, oltre a seguire la dinamica, quindi il forte e il piano, andremo sul tempo, quella che si chiama pulsazione. Il tempo base di una musica. Questo secondo livello è adatto orientativamente ad una fascia d'età 5-6 anni. Prendiamo un bel triangolo. Ok, quindi che cosa faremo? Suoneremo forte sul tempo. Attenzione quando vi dico stop. E naturalmente anche piano andrà sul tempo, sulla nostra pulsazione. Ok, siamo pronti? Pronti, forte. Passiamo adesso al terzo livello, che dedichiamo ai bambini un po' più grandi, magari che hanno fatto già esperienze di laboratori musicali. Oltre a lavorare sulla dinamica forte piano, a lavorare sul tempo, faremo una cosa molto più approfondita. Utilizzeremo il ritmo del brano, quello che si chiama ritmo melodico. Sembra una cosa complicata, ma non vi preoccupate, non lo è. Vi faccio un esempio. Se io canto, per esempio, Fra Martino Campanaro. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don dan, attenzione, togliamo la musica, lasciamo le parole così come stanno nel tempo. Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don da. Adesso mettiamo il ritmo della voce insieme al ritmo, in questo caso con i legnetti. Ok?
Magari lo proviamo a fare anche insieme. Siete pronti dall'altra parte? Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, suona le campane, dindonda, dindonda. Adesso facciamo cantare solamente i legnetti. Tolgo anche le parole. Pensiamo il ritmo delle parole che è il ritmo della melodia del brano, fatto solamente con i legnetti, ok? Ci siamo dall'altra parte dello schermo? Magari le parole le pensiamo. Pronti, via! Allora, siamo pronti a fare questa cosa, questo tipo di applicazione, al nostro Te Deum. Lo facciamo solamente sulla prima parte, che è un po' più facile da seguire. La seconda parte si può seguire con meno facilità. E quindi faremo in questa maniera. La parte A la suoniamo il ritmo della melodia con il nostro strumento. La parte B suoneremo naturalmente piano, però liberamente. Non dobbiamo seguire la melodia che c'è sotto. Pronti? Ve la canto e ve la suono. Pam 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 pam. Facciamo a pezzetti più lentamente, ok? Prima io e poi ripetiamo insieme, ok? Io. Pronti, via. Pam 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 pam. Pronti insieme. Pam 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 pam. Andiamo avanti. Io. Pam 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 pam. Pronti insieme. Pam 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 pam. Di nuovo come all'inizio, sempre prima io. Pam 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 pam. Insieme, via. Pam 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 pam. Chiusura. Pam 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 pam. Insieme e pam 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 pam. Facciamolo per intero. Pronti, via. Pam 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 pam. Ok. Seconda parte. Eccetera, eccetera. Quando riprende la parte A, ogni volta che c'è la parte A, tan, tin, tan, 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 eccetera. Ok, siamo pronti? Pronti, via! Pronti, via forte! Seconda parte piano. Liberamente, sempre.
l'ultima parte, ricordiamo che rallenta alla fine. Perfetto, tutto chiaro? Tutto bene? Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao da Francesco, ciao a tutti.